Mario Chiarini, hai visto dalla tribuna quest'oggi la gara 3 di finale per la squalifica subito in gara 2. Cosa vi è mancato quest'oggi per provare ad allungare la serie fino alla quarta partita? Beh, sapevamo che la partita di gara 3 per noi era la partita un po' più difficile, perché come Monte Straniero comunque avevamo un lanciatore in meno rispetto a Bologna, che schierava Rivero praticamente fresco. E non posso dire niente, grandissima partita di Rivero, che lo conosciamo. E i nostri pitcher hanno comunque lanciato bene, non posso chiederne altro, mi hanno dato tutto. Purtroppo sicuramente la partita di gara 2 ha influito, è stata una serie, un partito un po' strane a livello di episodi, che purtroppo non ci sono mai stati a favore. Però il Bologna, sapevamo, è una grande squadra costruita solida in tutti i reparti, e quindi complimenti, ha fatto un ottimo campionato, un'ottima stagione. Ecco, delle recriminazioni non sono sicuramente per questa sera, lo sono sicuramente per gara 2 vista la rimonta subita, anche forse un po' per gara 1, anche lì siete partiti in vantaggio e poi vi siete fatti rimontare, quindi forse rimangono un po' di rimpianti per come avete gestito soprattutto gara 2? Ma purtroppo non, nel baseball i blackout esistono, gara 2 è stato un esempio che non, purtroppo quando succedono in finale ti cambiano, ti può cambiare la serie. Abbiamo giocato, penso, le prime 18 inning, e penso che abbiamo probabilmente giocato 15-16 inning meglio noi di Bologna, e ne abbiamo sbagliato uno. I lanciatori che ci hanno portato fino in finale, perché abbiamo avuto il montilancio migliore della stagione, hanno avuto un blackout, ci sta, purtroppo abbiamo perso l'area dello strike. Ripeto, episodi non a favore che hanno influito sull'andamento della partita. Lo sappiamo, chi sbaglia meno in finale vince, e forse abbiamo lasciato qualcosa che non possiamo lasciare a una squadra come la Fortitudo. Arrivare in finale e perdere contro questa Bologna era il massimo che potesse fare quest'anno a San Marino, vista la qualità, la profondità del Monti, ma non solo, della Fortitudo? No, sicuramente è una squadra che si può battere. Noi abbiamo fatto fatica tutto l'anno, onestamente abbiamo vinto solo una partita contro Bologna, quindi è evidente che abbiamo difficoltà nell'affrontare. È logico che se Bologna nel line-up sicuramente non era profondo come l'anno scorso e sicuramente era più attaccabile, però nel complesso bisogna dirlo, quando hai la struttura del Monte Loro era profondissima nello Straniero, arrivare a gara 5 per noi sarebbe stato un obiettivo fattibile, sapendo che però dovevamo avere delle prestazioni sopra la media di tutti per riuscire ad andare contro, o loro abbassavano un po' di livello. Comunque credo che le squadre sono molto vicine, speriamo che il prossimo anno questo gap casomai si possa chiudere. Ce lo provate il prossimo anno a superare questa Bologna, anche se sarà difficile? Certo, ci si prova ogni anno. Veniamo da un gruppo nuovo, dall'anno scorso a quest'anno sono stati tanti cambiamenti, abbiamo fatto scelte diverse, sono stati anche un buon gruppo di italiani che è stato inserito, e quindi come primo anno di questo gruppo la finale sicuramente è un obiettivo importante. È logico che in Italia si gioca per vincere, non è che non ci nascondiamo dietro a un dito, e la possibilità ci sarebbe stata, però dico, ripeto, complimenti al Bologna che ha fatto un'ottima stagione e ha fatto anche un'ottima finale. Perfetto, grazie, complimenti.